stare qui. Vivere il quotidiano qua in Terra oggi è difficile. Per cui la nostra idea non è quella di fare una battaglia contro quello che, non solo contro quello che non va bene, ma a favore di quello che invece è positivo. Sappiamo che in Terra, ad esempio, ci sono già dei comitati esistenti come Via Santa Lucia, come Barchetto, come Oliveto, che si occupano di varie problematiche della città. Problemi logicamente legati a una piccola parte del territorio, ma Imperia basta. Imperia comprende Imperia, non Oneglia, comprende Porto Maurizio, comprende Oneglia. Abbiamo una manifestazione sul nostro territorio che è molto importante, ad esempio le Vele d'Epoca. Io non so se qualcuno di voi ha visto in giro la promozione di questo evento, che cosa ne pensa di quello che ha visto della promozione di questo evento? Non l'ho proprio visto. No, non sta. Perché penso che non l'abbia vista nessuno. Ma quest'anno, le fanno quest'anno, signora, a settembre abbiamo le belle d'Epoca. Una manifestazione internazionale. Abbiamo luna rossa da mettere di fianco a un capannone in mezzo al verde. Allora ci domandiamo, ad esempio, una manifestazione di questo genere che comunque costa alla comunità dei soldi, perché non è gratis. Che cosa porta di ritorno per questa città? Porterebbe se le attività funzionassero, fossero aperte, invece le chiudono una al giorno, quindi sicuramente tutto quello che potrà portare è una cattiva pubblicità per quello che era il lavoro, e sarà in Imperia,